Una giornata, quella dell'8 marzo, intensa per iniziative e celebrazioni, tutte all'insegna della Giornata Internazionale della Donna, per ribadire concetti e riflessioni mai desuete, mai scontate, ma sempre di grande attualità, soprattutto alla luce di recenti fatti di cronaca che fanno capire quanto il tema della dignità della donna sia ancora da sviluppare in tutte le sue sfaccettature di questa società sì moderna, ma che mostra alle volte il suo volto più cruento. È la Giornata Internazionale della Donna. Deve essere un momento di riflessione per quello che è stato il percorso e il ruolo della donna. E oggi iniziamo questa giornata con questa inaugurazione, se così possiamo chiamarla, di un dono che Marisa Lambertini, artista della nostra città, ha voluto fare alla città. E quindi le fa onore perché è un gesto d'amore, ma è un'opera d'arte, una scultura che è un inno alla vita, un inno alla donna, e diventa una scultura importante nella nostra passeggiata lungomare di fronte al mare. Ma c'è chi invece la vita la vuole ringraziare per il dono che ha ricevuto e per il modo in cui ha vissuto la propria esistenza, come Marisa Lambertini, che ha creato l'opera d'arte Viva la vita, che il Club Sor Optimist ha donato al Comune di Fano in una solenne cerimonia questa mattina, in una giornata così carica di significati e densa di avvenimenti. Ho faticato parecchio, però sono soddisfatta di come è venuta, perché l'ho fatta così forte, perché la donna d'oggi adesso si sente più importante, più forte di prima. Allora, per rappresentarla l'ho fatta così un po' robusta, grande. Queste braccia al cielo cosa significa? Ecco, un ringraziamento al Padre Eterno, perché mi ha creato, perché ha creato me e la donna, e che adesso la donna è un pochino più consapevole dei suoi valori, e li valori delle volte però si sbagliano, come tutti, come si sbagliano gli uomini, anche adesso si sbagliano le donne, sentendosi più forti. Però donne, state attente, comportatevi bene, onestamente.